Salve a tutti e benvenuti in un'altra puntata dei nostri Synesthesia Talks. E oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi Paolo Enrico. Paolo Enrico è il CEO di 4DEM. 4DEM è una piattaforma all-in-one per la realizzazione di attività di marketing digitale, ovviamente, e come Synesthesia lavoriamo ormai da tantissimi anni insieme, sì. E usiamo con successo e con in modo proficuo la piattaforma. E il tema di oggi sono le email intelligenti, cioè come andare a creare delle campagne mail, di mail marketing in modo intelligente e soprattutto di qualità, che non è una cosa assolutamente scontata, anzi ci capita spesso di trovare invece l'opposto, di essere magari anche noi obiettivo di mail, di ricevere delle mail che non sono particolarmente ben fatte, no? Quindi come comunicare, come migliorare la propria comunicazione attraverso questo mezzo, l'email marketing. Beh sì, effettivamente hai ragione Francesco, è un tema abbastanza importante quello della qualità. Ci siamo veramente chiesti negli anni cosa significhi qualità, no? E perché poi quella parola è abbastanza generica, effettivamente qualitativa, nel senso non esprime, no, valore o performance. Invece l'email marketing è un canale anche di performance di base, si misura ed è fondamentale capire cosa porta e come performa, appunto. Il tema per noi è da sempre l'intelligenza, no, delle email, cioè inviare email intelligenti significa inviarle per esempio nel momento esatto, con l'oggetto corretto, con le cose che il cliente si aspetta di ricevere, con la giusta creatività, con i dati personalizzati, con magari le informazioni che il cliente mi ha richiesto. Di fatto non è nient'altro che un po' la metafora del marketing, se ci pensi, no? Cioè, certo. Il marketing deve un po' prevedere il contenuto che il cliente vuole ricevere. L'email marketing è un canale e ha gli strumenti e i dati per portare poi a valore questo tema. Di fatto noi cerchiamo di farlo con la tecnologia, cioè dando agli nostri utenti, ai nostri clienti, gli strumenti per clusterizzare, per inviare il momento giusto, per avere della creatività fatta bene, quindi con gli editor drag and drop e facendolo nel rispetto della legge, quindi della privacy e tutta una serie di altre cose. Per noi, che peraltro lavoriamo guadagnando sulla quantità di email che vengono spedite, perché il nostro modello di business non si basa a utenti ma a email spedite, dire solo email intelligenti significa anche dire spedisci meno possibile ma più di qualità. È quasi un ossimoro, no, per quello che è il nostro modello di business, però è fondamentale, io lo rimarco sempre, cioè noi lo facciamo per migliorare il valore, non per forza spingere a fare più cose di bassa qualità che poi possono diventare, il mail marketing un attimo che diventa volantinaggio. Certo, volantinaggio e spam, no? Hai toccato una serie di temi molto interessanti, no? Quindi la qualità rispetto alla quantità, quindi sì. Cercare di portare un messaggio di valore e poi anche il tema della privacy, sì. Che è un altro tema decisamente caldissimo. Caldo, in questo periodo, sì. No? I riflettori sono tutti su puntati sul GDPR e sul rispetto dei dati personali dei clienti e degli utenti. E l'altro tema che anche mi interesserebbe approfondire è quello della misurazione, no? Sì. Se non puoi misurarlo non puoi migliorarlo, si dice. Quali sono i KPI e i temi che vai a misurare, che è meglio misurare secondo le best practice in una campagna di email marketing? Beh, allora, diciamo che anche questo è un tema in forte evoluzione, perché l'email marketing è di fatto un canale, è uno dei canali più vecchi, ma è anche uno di quei canali che cresce di più, peraltro, negli anni, no? Cresce del 20%. Nel 2025 si stima un incremento del 25% degli utilizzatori, delle aziende utenti che faranno email marketing, e l'89% dei marketer usa l'email marketing e dà il valore all'email marketing come il primo canale di comunicazione e di conversione. Quindi è uno strumento vecchio ma che innova. Ora, l'innovazione si basa anche sui dati.
I dati che, diciamo così, di partenza lo sappiamo, no? Sono le aperture, i click, sono i due diciamo KPI importanti. Nel mezzo ci sono tutti i dati che una piattaforma può acquisire autonomamente o attraverso i dati che l'utente inserisce. Noi per esempio come azienda abbiamo deciso di creare delle liste che siano più basate sul CRM che basate sul dato email, che anche qui è una cosa abbastanza particolare. Di fatto le nostre liste potranno non avere l'indirizzo email all'interno, che è strano per una piattaforma di email marketing. Ciò significa che potranno avere numeri di telefono, partite IVA, eccetera, perché il dato è quello che ti permette di costruire appunto il KPI, le metriche, che partono dalle aperture, dai click, dalle engagement appunto, che sono poi di fatto i due capisaldi, certo, del tracciamento, che vale un po' per tutti i canali, se ci pensi, dai social, da tutto il resto. Una volta nel marketing c'era anche il tasso di sharing, cioè di condivisione, che ovviamente veniva misurato. Oggi non si fa più, tendenzialmente non avviene. Beh, tecnicamente comunque possibile, è assolutamente farlo. Possibile, sì. Ottimo. E invece, tornando al concetto della mail intelligente, come la definiresti? Qual è il modo migliore, la best practice per costruire una mail di qualità e quindi una campagna intelligente? Appunto, quello che dici tu, quella che parte da un ragionamento. Allora, qui potrei portare anche un tema di osservatorio, no? Abbiamo milioni di mail spedite ogni mese, abbiamo migliaia di utenti che utilizzano la piattaforma, vediamo i comportamenti, no? I comportamenti solitamente sono: bisogna spedire significa non ho pensato bene a perché, ma so che lo devo fare perché di base c'è un'esigenza, la promozione, la novità, eccetera, ma non ho pensato al cluster, ai tag comportamentali, ai comportamenti sul sito, all'incrocio magari con altre variabili che portano poi a evitare sostanzialmente la clusterizzazione, no? Perché fai una comunicazione mainstream. Certo. In verità il vero valore sta sulla clusterizzazione. L'email intelligente è quella che arriva a poche persone con dei contenuti personalizzati e soprattutto, se pensata da un punto di vista creativo, che ha magari appunto una creatività fatta ad hoc per quel tipo di mail. Quindi una mail appealing che vada direttamente a segno, no? Sì. In questo periodo in cui l'attention economy fa sì che il tasso di attenzione degli utenti sia così basso, è meglio colpirne pochi, tra virgolette, ma in modo estremamente preciso. Anche questo è una derivazione del marketing, no? Cioè l'email marketing è un canale di direct marketing, però si basa sulle regole del marketing e della comunicazione, quindi una creatività che faccia girare le persone perché stupisce, che sia in equity con il brand, che abbia appeal magari da un punto di vista del contenuto o un messaggio pratico oppure alto, dipende da qual è la campagna. E ci aggiunge che cosa? La profilazione, cioè certo, la possibilità di essere diretti e di andare a dire a Francesco una cosa e a Paolo un'altra. Questo gli altri canali non lo possono fare. Magari cercando anche proprio di dare del valore nel contenuto, quindi magari, non so, portare un white paper o qualche informazione, certo, che possa essere mirata e che quindi possa poi generare delle interazioni successive, no? Anche con sì, assolutamente sì. Infatti, come tutti i canali di comunicazione, richiede un investimento che non è sempre economico, ma è proprio di tempo, di contenuto, di pensiero, di valore dato non solo dal canale. Cioè il valore non è spedire, il valore è permettere a chi riceve, quindi intanto il valore è consegnare, ma anche a chi riceve di rimanere in qualche modo ingaggiato, perché è stato colpito dalla creatività, dal contenuto, dal gadget, nel caso specifico di un white paper magari di alto livello, scritto bene, con una uniqueness che spesso si cerca ma non si riesce mai ad avere, certo, eccetera eccetera. Quindi iniziare proprio un vero e proprio dialogo. Assolutamente sì. E senti, durante e dopo la pandemia, come è cambiato l'email marketing, se è cambiato? Beh sì, allora intanto è cambiato il 25 maggio 2018, cioè quando è entrato il GDPR, okay, che è cambiato per chi
per le aziende, non per noi che facciamo questo, diciamo, di certo. mestiere, perché la nostra piattaforma di fatto non è cambiata, era compliant prima e compliance adesso. In verità è, con la pandemia c'è stato un tasso di, diciamo, di evoluzione, di acquisizione dell'esigenza, cioè le persone, le aziende sono accorte che se non puoi essere fisicamente attivo, hai bisogno di essere virtualmente attivo. E l'email marketing è un tema. Peraltro questo si aggancia al fatto che il GDPR, diciamo così, la tendenza a eliminare i cookie, no? Quindi tutto il tema del third party data, i cookie appunto di terze parti, eccetera, porta di nuovo l'email marketing al centro, perché è l'unico canale che ha che ti permette di avere un database tuo che nessuno ti può togliere. Mentre se vai sui social, se vai sui cookie, se vai sulle altre piattaforme, quello non è un tuo dato, è un dato di qualcun altro che te lo dà in gestione. L'email marketing è un unico canale che invece ti permette di averlo in casa ed è un po' il tuo tesoro, no? Questo certo. è molto importante. Questo, diciamo, questo concetto è stato veramente, diciamo così, espresso e fortificato e potenziato con la pandemia. Quindi far crescere il CRM sostanzialmente, sì. Qualificarlo, segmentarlo, aggiungere più informazioni possibili e poi puntare su una comunicazione di valore che abbia anche creatività al suo sì. interno. Tu pensa che il 75% delle aziende in Italia non ha un ufficio marketing strutturato, figurati se ha un database strutturato. Sì. Ma molti non hanno CRM, certo. molti non hanno un approccio digitale ancora molto, molto limitato. Sappiamo che le PMI, che poi fanno la gran parte del tessuto imprenditoriale italiano, sono molto, molto indietro sì. da questo punto di vista. Quindi questa è anche un'opportunità, perché vuol dire che hanno molto, molta possibilità di crescere, cresce, no? molto certo. spazio di miglioramento. Sì, 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 sì. E, cosa pensi invece sempre tornando al tema privacy, delle ultime evoluzioni del garante che adesso ha definito che Google Analytics non è legale, e poi per estensione molti altri servizi che effettivamente basano magari la proprietà dei dati su aziende fuori dall'Unione Europea, cioè, ma questo è effettivamente un problema, non per voi perché no, la piattaforma è totalmente no. italiana ed è totalmente... Sì, noi abbiamo i server in Europa, siamo completamente, diciamo così, da sempre, diciamo, a posto, diciamo così, da un punto di vista GDPR. Ma il tema è probabilmente, diciamo, spinoso più per gli utilizzatori, perché poi le aziende in qualche modo si strutturano. Noi abbiamo dei competitor che sono magari base in America e che sono in questo momento illegali, no? Ma lo si sapeva, cioè il giudice ha già dato delle sentenze sì. su altri brand competitor nostri che sono basati magari negli Stati Uniti e ha già detto che non vanno bene, ma il problema è che le aziende non lo sanno. E forse il tema della privacy è un tema che ancora è visto come qualcosa di ah sì, poi lo faccio, mm-hmm. no? Ah sì, è un po' una rottura, no? Certo. Se ci pensi. In verità noi che in azienda abbiamo un DPO interno, quindi investiamo non solo sul mantenimento al sicuro dei dati e nel modo giusto, ma anche abbiamo la competenza per gestire la responsabilità, gestire i processi, cioè noi, nella nostra azienda. Io non ho le chiavi di accesso delle piattaforme, non come, ce le ho. Come giusto che sia. Non ce le ho da sempre, perché è fondamentale che in un'azienda certo. le password da noi non sono in chiaro, di nessun tipo di prodotto, di piattaforma, di niente. Questo è più culturale che, diciamo così, una legge. E le aziende ancora, da quel punto di vista, devono farlo il salto. Certo, sì, c'è molta necessità di consapevolezza sì, che stiamo cercando sì. anche perché noi le nel tempo sono di... anche importanti. Sì, anche perché per adesso sono ancora pochi casi in cui si vedono delle sanzioni, però è meglio essere preparati ed essere compliant assolutamente. Che poi pensa che accorgere dopo. Il garante ha dichiarato che controllerà entro, diciamo così, quest'anno
l'ha proprio scritto sul sito del garante della privacy, che controllerà tutte le aziende che hanno a che fare con dati, cioè che lavorano con i dati. Praticamente il 99%. Ecco, che magari fanno un mestiere in Italia, che lavora come noi, magari nell'ambito del digitale. Nel digitale, no? Tutte praticamente. Vogliono partire da quelle più importanti, scendere, e vogliono controllarle tutte. Questo l'ha dichiarato proprio all'interno del suo sito internet. Beh. Bene, Paolo, un'ultima domanda che spesso ci capita di fare ai nostri ospiti. Il futuro. Cosa vedi in questo settore? Quali sono le evoluzioni? Sfera di cristallo, sì. Avanti. Ma guarda, mi è capitato di fare un recente intervento ad un evento dove ho parlato proprio di questo. Parlavo prima del fatto che è in previsione un incremento notevole dell'user adoption, no? Sull'email marketing, dell'utilizzo dello strumento, del fatto che l'email marketing è in crescita. Si vede anche da altri punti di vista. Se tu guardi Substack, che è un servizio di newsletter a pagamento negli Stati Uniti, è uno dei astri nascenti del tema, no? Cioè, oggi le persone sono disposte a pagare per le newsletter. Questo è un trend molto interessante. Sì, sono disposte a pagare, questo è veramente qualità. Cioè scrivere bene, dare contenuti di valore, provare a dare sostanzialmente valore aggiunto, no? Ad un servizio. Noi abbiamo tanti clienti e sono i migliori peraltro, perché sono quelli che utilizzano l'email marketing nel modo giusto. Io credo che si andrà in quella direzione lì, un po' per le rigidità di privacy, un po' perché chi, come sempre, si è mosso in anticipo, sopravvive nel tempo e poi lavora bene, e un po' perché di fatto non c'è altra strada, cioè noi siamo sempre più, il web gratis non esiste più, esiste voglio qualcosa di qualità e non voglio quantità, e questo anche nell'email marketing. Certo, è interessante, è come se ci fosse una convergenza: da una parte l'email marketing che aumenta la quantità di valore che porta e quindi di contenuto, e dall'altra queste newsletter che nascono come contenuto addirittura a pagamento e che poi possono convergere magari verso anche dei contenuti, certo, sponsorizzati, quindi assolutamente possono è un canale tutti. Infatti il New York Times ha soprannominato la newsletter i nuovi social, cioè newsletter sono i nuovi social. Molto interessante. Bene, grazie ancora, grazie per essere stato con noi. Grazie a te, grazie a voi, grazie a tutti. Grazie a tutti voi che ci avete seguito fin qui, e alla prossima.